Buongiorno ragazzi, allora tra un mese c'è l'esame. Sapete, questo mi ricorda un po' i miei esami di maturità tantissimi anni fa. Eravamo nel dopoguerra, io ho preso la licenza liceale credo nel 1946. Si usciva da un disastro, che era quello della guerra, e c'era voglia di fare, di costruire un futuro, e noi eravamo ragazzi giovani, ma che finalmente uscivano in un paese libero e pieno di, in rovina, ma tutto da costruire. E c'era uno spirito purtroppo diverso da quello che c'è oggi. Oggi c'è pessimismo in giro, anche tra i ragazzi, perché non vedono bene il loro futuro. Adesso avete questa prova, che è una prova tecnica di quello che avete imparato. Poi si sa che gli esami a volte vanno bene, vanno male, non vi dovete angosciare troppo. Sarà poi la vita a interrogarvi e a darvi un voto. Quindi pensate a quello che sarà il vostro futuro con spirito positivo. Il nostro paese sta uscendo da una crisi, speriamo. E ha bisogno di ritrovarsi. Tra l'altro abbiamo dei grandi fondi che ci permettono di farlo. Voi dovete vedere questo vostro futuro con ottimismo, con volontà. C'è molto da fare se si studia, se si ricerca sempre l'eccellenza, anche nelle piccole cose che si fanno. Quindi da un vecchietto come me, tanti cari auguri e tenete duro, perché la vita vi può dare grandi soddisfazioni, ma dipende molto da voi. Arrivederci.